Questo è un evento sportivo, lo presentiamo oggi, un evento sportivo storico per la città di Trieste. Trieste si conferma al centro dello sport con eventi ogni fine settimana. Qui una gara podistica storica che permette di partecipare ad agonisti, a partecipare alle famiglie e soprattutto ai bambini, ed è inoltre inclusiva. Quindi un evento che il comune partecipa attraverso una coorganizzazione in cui ci crede. Abbracciamo lo sport a tutti i livelli, avendo questa vocazione sportiva nelle nostre corde nella città di Trieste. Beh, insomma, la novità di quest'anno, poi in collaborazione con la collega Elisa Lodi, è proprio questo, in sostanza, il percorso della gara con il Porto Vecchio, Porto Vivo, che apre le sue porte ai nostri concittadini, apre le sue porte a tutti i partecipanti che verranno anche da fuori Trieste a partecipare a questo evento, con l'obiettivo di renderlo sempre più, di far vedere a tutti le trasformazioni che la del Porto Vecchio sta vivendo, con l'obiettivo, perché no, e lo dico perché no, tra qualche anno di vedere questa corsa, il percorso di questa corsa che si svolge lungo tutto il lungomare del Porto Vecchio.